Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che come di consueto apriamo facendo il punto sull'emergenza sanitaria nella nostra regione. Numeri in salita in Abruzzo a poche ore dal cambio di colorazione. Rimangono le province di Pescara e quella di Chieti le più colpite da questa ondata. In ascesa anche gli attualmente positivi e i decessi che vedono altre 13 vittime nella giornata odierna. Fine settimana all'insegna dei numeri in crescita in Abruzzo sul lato dei nuovi positivi. Sono infatti 508 in più rispetto a ieri, coloro che hanno contratto il virus dopo l'analisi di 4.754 tamponi molecolari e 5.132 test antigenici. I nuovi casi fanno riferimento ad una popolazione che va dai 3 mesi ai 95 anni. A poche ore dal cambio di colorazione per una regione, metà arancione, provincia di Teramo e L'Aquila, e metà rossa, provincia di Pescara e Chieti. Ed è infatti proprio Pescara il suo territorio di riferimento ad essere maggiormente colpita, con 268 nuove persone che hanno contratto il Covid-19. Segue proprio Chieti con 114 casi, poi L'Aquila con 60 e Teramo con 55, mentre i restanti 11 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Aumenta ancora il numero delle vittime nella giornata odierna, più 13, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. In salita anche il numero delle persone guarite, che arrivano a sfiorare quota 35 con un balzo di 117, mentre salgono in maniera più pronunciata gli attualmente positivi, oltre gli 11.400, con un'impennata di 376 casi in più. Notizie contrastanti per quanto riguarda i ricoveri: aumentano le persone che sono ricoverate in area medica, più 41, attestandosi a quota 548, mentre scendono di 2 unità il numero di persone in terapia intensiva, che sono allo stato attuale 51. Sono infine 10.834 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E al via le prenotazioni per effettuare il vaccino per quanto riguarda il personale scolastico. Da oggi e fino al 1° marzo si può manifestare il proprio interesse online. Alfredo Primante. È attiva da questa mattina la piattaforma telematica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 per il personale scolastico in Abruzzo. In questi primi giorni la prenotazione sarà consentita solo ad utenti residenti in Abruzzo, che potranno così accedere utilizzando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. A breve sarà attivo anche l'accesso via SPID. Sarà necessario disporre anche del codice meccanografico dell'istituto in cui si presta servizio. Dalla prossima settimana, invece, potranno accedere anche insegnanti residenti in altre regioni, purché lavorino in un istituto o una università abruzzese. La piattaforma per il personale scolastico resterà in funzione fino al prossimo 1° marzo, salvo proroghe, ed è raggiungibile collegandosi al portale sanità della Regione Abruzzo, sanità.regione.abruzzo.it. Come per le precedenti fasce di popolazione coinvolte, l'adesione è volontaria, non vincolante, e la priorità nella successiva fase di somministrazione del vaccino non sarà definita dall'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse. Nel frattempo prosegue la raccolta delle manifestazioni di interesse per la vaccinazione degli over 80, disabili e soggetti fragili. Ad oggi sono oltre 102.000 le adesioni raccolte, già trasferite alle ASL di competenza. Le vaccinazioni hanno già preso il via in alcune aree della ASL di Teramo, mentre da lunedì prossimo saranno a regime su tutto il territorio regionale. Si tratta di un'operazione molto complessa dal punto di vista logistico ed organizzativo, commenta l'assessore alla sanità Nicoletta Verini, ma voglio rassicurare tutti sul fatto che nessuno verrà lasciato indietro, soprattutto le categorie fragili per le quali ci siamo fortemente battuti in sede nazionale. Le indicazioni riguardanti una delle tipologie di vaccino disponibili e le note riduzioni nelle forniture degli altri hanno imposto una rivisitazione complessiva in tutta Italia del calendario vaccinale, prosegue l'assessore, anche alla luce dell'andamento dei contagi che sta colpendo in maniera importante scuole e carceri, settori che però non sono numericamente così impattanti sulla campagna di somministrazione, che dunque proseguirà coinvolgendo contemporaneamente più categorie. E da oggi sino al 27 febbraio scuole di ogni ordine e grado chiuse a Chieti. Il sindaco Diego Ferrara spiega le ragioni della decisione.
Sindaco, da oggi a Chieti scuole chiuse fino al 27 febbraio, una decisione anche sofferta da parte sua, ma probabilmente con i numeri di queste ultime ore non più rinviabile. Senz'altro sofferta, però inderogabile dopo l'improvvisa impennata dei contagi. Voglio ricordare ai concittadini che da alcune settimane eravamo ad una media di 20 pazienti positivi al giorno. Da un momento all'altro la crescita di questi numeri è diventata veramente esponenziale, con piccoli ma diffusi focolai di positività tra gli scolari, sia delle scuole medie che delle scuole elementari. Quindi, avendomene fatta una personale preoccupazione condivisa con i dirigenti scolastici, ne ho parlato con il prefetto e il prefetto ha avallato la mia decisione di chiudere le scuole per sicurezza. Ovviamente la decisione che mi è stata data personalmente dal presidente Marsiglio, con cui abbiamo avuto vari sindaci una videoconferenza, denota ed è venuta dopo i numeri che purtroppo ci sono stati di contagi. Anche qui suppongo che per il Presidente ci sia stata una decisione sofferta, ma purtroppo quando è importante bisogna prenderla. Adesso andiamo a Penne perché l'ospedale San Massimo torna ad essere Covid per decisione della Direzione Generale della ASL, che intende così fronteggiare l'emergenza sanitaria nella provincia pescarese. Proteste da parte del comitato cittadino che si batte per la salvaguardia del nosocomio pennese. L'ospedale San Massimo di Penne, a poco meno di un anno dai primi casi Covid fatti registrare tra pazienti e personale sanitario, tornerà ad essere Covid Hospital. La notizia è stata annunciata ieri sera ai microfoni del TG3 Abruzzo dal direttore della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Dunque, presso il nosocomio Vestino nelle prossime ore saranno ridotte tutte le attività e gli accessi, mentre le urgenze e le operazioni chirurgiche saranno trasferite a Pescara e Popoli. Come nella prima fase saranno ripristinati 4 posti letto di rianimazione. La notizia è immediatamente ha fatto il giro della zona pedemontana in provincia di Pescara, destando la reazione di migliaia di utenti e del comitato Salviamo l'ospedale di Penne. Apprendiamo che il San Massimo farà di nuovo e come sempre la stampella al Santo Spirito di Pescara, tuona il presidente Nicola Spoltore. Lo farà sempre più con difficoltà per assenza di personale, in struttura non idonea, senza attrezzature. Insomma, così come ci hanno voluto i governi regionali e nazionali. Passata la bufera continua, torneremo alla nostra agonia che non accetteremo senza colpo ferire. Confido nella coscienza e nella consapevolezza dei vestini e nel ravvedimento dei politici tutti, dai locali ai nazionali, passando per i regionali. Noi non molleremo. Intanto nelle scorse ore sono stati effettuati test ai medici, agli operatori sanitari e al personale della mensa. Risultati tutti negativi. Chiudiamo adesso l'argomento Covid e apriamo quello del... Tempo neve in tutto Abruzzo ad eccezione dei comuni in riva al mare. Vediamo le immagini più suggestive da ogni angolo della nostra regione. Eh sì, è arrivata. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. La neve è arrivata e tutto l'Abruzzo si tinge di bianco, ad eccezione della costa, dove la neve si scioglie appena toccata terra. Ma basta allontanarsi dal mare pochi chilometri per ritrovarsi davanti a paesaggi candidi. Questa è Spoltore, questa è Città Sant'Angelo. Ed ecco Lanciano. Arrivando a Chieti anche l'asse attrezzato è bianco. La neve è scesa anche allo scalo. And my dear, we're still goodbying. Neve ad Avezzano e anche all'Aquila, nella cui provincia questa notte si è registrata la temperatura più bassa di tutto l'Abruzzo, meno 9,8 gradi centigradi a Campo Imperatore, a 2132 metri sul livello del mare. Qualche grado in meno, ma stesso gelido spettacolo nel Teramano. Siamo
nei pressi di Tappone a Culle Vecchie. Siamo nel confine tra i comuni delle Mendurie e quelle del Terme. Le autostrade A24, A25 e A14 sono transitabili con catene o pneumatici da neve. In generale non si registrano grandi problemi per il traffico, anche per le nuove restrizioni e le scuole chiuse in molti comuni. Anche mentre fa la neve si lavora, sempre. Nelle zone piedemontane la circolazione è un po' più complicata a causa di neve e ghiaccio. Gli operatori comunali gettano sale lungo le strade abruzzesi, ci si prepara alle gelate di questa notte. È arrivata la neve sino a quote molto basse anche lungo le coste e continuerà a nevicare anche nelle prossime ore sino a questa sera. Domani un graduale miglioramento del tempo, ma avremo ancora delle nevicate in Appennino, sulle colline, qualche fiocco sparso anche sulle coste, clima rigido, quindi attenzione alle gelate nelle aree interne. Da lunedì miglioramento netto del tempo, si rinforzerà l'alta pressione che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana. Tuttavia guai a dare l'inverno per concluso, in quanto non escludiamo l'arrivo di nuove ondate di freddo intenso da est tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Questo non è il colpo di coda dell'inverno, avvisano i meteorologi. Prima che sbocci la primavera, forse avremo ancora occasione di ammirare l'intero Abruzzo innevato. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. E vedremo se sarà così. Noi cambiamo argomento, parliamo di bussi, perché il Ministero dell'Ambiente si è attivato a seguito dell'ordinanza di ieri del Consiglio di Stato, che non ha concesso la sospensiva all'ente in merito al richiesto stop della bonifica nelle aree inquinate di Bussi sul Tirino, e ha inviato una lettera sia alla Regione Abruzzo che al Comune, oltre che all'assegnatario del bando, nella quale si chiede di provvedere all'immediata esecuzione dell'ordinanza cautelare nella parte in cui prevede di dare ulteriore sviluppo alla progettazione da parte del concorrente aggiudicatario della gara nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara. In sostanza, il Ministero recepisce quanto chiarito dal Consiglio di Stato in merito alla progettazione del bando di 3 anni fa, e nel chiedere che si proceda con le ulteriori migliorie dà di fatto ragione alla assegnataria DEC DEME, che aveva sempre prospettato altri passaggi. Stante la rilevanza degli interessi sottesi, dice il Ministero, si chiede di adottare ogni utile iniziativa volta a completare tale fase nei minimi tempi tecnici, assegnando all'aggiudicatario un termine perentorio per provvedere in ossequio al disciplinare di gara, conclude il documento, mettendo ora a fretta i soggetti interessati. Il Consiglio di Stato entrerà nel merito del caso con l'udienza del prossimo 13 maggio. L'appello era stato proposto dal Ministero contro la decisione del TAR Abruzzo, che aveva bocciato l'annullamento in autotutela del bando di bonifica delle discariche 2A e 2B del megasito di veleni chimici della Montedison, che ancora oggi, secondo le risultanze dell'ARTA, continua ad inquinare. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari riaccende i riflettori su Fontanelle, dove non cessano soprusi e violenze e soprattutto spaccio di droga. Vediamo. Consigliere Pettinari, lei questa mattina torna per l'ennesima volta a parlare delle problematiche che riguardano il quartiere di Fontanelle, soprattutto la zona di via Caduti per Servizio. Lei parla di spaccio di droga e di altri problemi che investono i tanti residenti onesti di questo quartiere. Sì, qui siamo in guerra, come ho detto io questa mattina siamo venuti qui per combattere una guerra a viso aperto contro i criminali, gli spacciatori, perché non ce la facciamo più. I cittadini onesti hanno mappato lo spaccio, i signori della droga, e mi hanno inviato una segnalazione dettagliata su tutti quelli che sono i nascondigli della droga, vicino alle casette per disabili, le casette che hanno appena realizzato, nei tombini, poi sotto a delle recinzioni coperte da edera. Addirittura si sono organizzati per mettere delle telecamere sopra i balconi, sopra le loro abitazioni, per monitorare anche l'arrivo delle forze dell'ordine. Questo è un qualcosa di gravissimo. Hanno anche individuato qualche cittadino, vengono minacciati ogni giorno, intimoriti. Chi passa l'informazione a Pettinari, se si continua così bruceremo anche i palazzi. Dovete venire e metterci la faccia e venire, per cui sono vigliacchi, non vengono qui quando ci sono le telecamere e televisione. Allora io dico basta, bisogna intervenire immediatamente per sfrattare le 15 famiglie di occupanti abusivi, perché loro non hanno bisogno dell'alloggio popolare, utilizzano
utilizzano l'alloggio popolare come bottega per delinquere, perché hanno grosse quantità di denaro e hanno macchine parcheggiate da 70.000 euro. Qui c'era una postazione fissa di polizia H24 e i problemi vennero tutti quanti risolti. C'è bisogno nuovamente di questa cosa per garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti, perché, concludo, ci sono 500 famiglie bisognose in graduatoria che hanno necessità di un alloggio popolare e non possono avere l'alloggio popolare perché i delinquenti sfondano e occupano abusivamente e utilizzano le case per sfrattare, per spacciare droghe, e questo non è più concepibile. Io continuerò questa guerra fino a quando non risolveremo il problema. Torniamo a Chieti, perché questa mattina ha riaperto i battenti il mercato coperto di via Ortona allo Scalo a conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Assessore, da oggi torna a nuova vita il mercato di via Ortona dopo i lavori che l'amministrazione comunale ha portato a termine. È davvero un bel vedere quest'oggi, nonostante il maltempo, la neve, questo mercato con i cittadini che comunque possono tornare, sono potuti tornare a fare la spesa. Restituiamo alla città un mercato coperto interamente riqualificato e messo in sicurezza. È una cosa alla quale tenevamo in maniera particolare. Insieme al nostro sindaco abbiamo lavorato in maniera celere per concretizzare questi lavori, che hanno riguardato sia l'aspetto strutturale con il rifacimento dei bagni e con la tinteggiatura complessiva delle pareti interne, ma anche una messa a norma della struttura, perché è incredibile che chi ci ha preceduti non se ne sia fatto carico, ma in questa struttura mancava il CP. Bene, noi attraverso un lavoro intenso ed assiduo siamo riusciti a provvedere anche a questa certificazione, che ha richiesto peraltro dei lavori significativi, perché abbiamo complessivamente speso 45.000 euro, di cui 10.000 euro per il rifacimento appunto dei bagni e per la tinteggiatura, e 35.000 euro per gli adempimenti in materia di antincendio. Quindi abbiamo provvisto la struttura delle vie di fuga necessarie ed anche di tutti quei dispositivi antincendio che la norma prevede. Grande la soddisfazione anche degli ambulanti, che sono tornati a lavorare in un ambiente idoneo. Era la nostra premura, perché chiaramente ci tenevamo a riportare gli 11 operatori all'interno della struttura, li avevamo ricollocati all'esterno in questo mese di lavori, però ci tenevamo in maniera particolare perché volevamo restituire alla città questo mercato coperto, che ora potrà essere appunto fruito dalla cittadinanza in maniera assolutamente sicura. Andiamo a San Salvo adesso, perché con 11 voti favorevoli e 3 contrari è passato ieri in Consiglio Comunale l'approvazione del piano regolatore cimiteriale. Lo strumento urbanistico non era atteso solo per una futura espansione di quella zona, ma anche perché è un documento necessario per programmare e realizzare il tempio crematorio, così come sottolineato dalla ASL, che sta sollevando non poche polemiche. La legislazione in materia prevede che un impianto simile si possa fare solo all'interno del perimetro cimiteriale, e a San Salvo significa realizzarlo sulla circonvallazione a poca distanza dal centro abitato e dal nuovo polo scolastico. I gruppi di opposizione di centrosinistra, PD, Italia Viva e Più San Salvo hanno sollevato forti contestazioni, e in merito ascoltiamo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnac. Nell'ambito della pianificazione necessaria per il cimitero è stata prevista la possibilità di inserire, l'opportunità di inserire il tempio crematorio, su cui si è tanto dibattuto, almeno una parte della città ha tanto dibattuto, e abbiamo previsto anche la possibilità di reparti speciali, così sono chiamati dalla normativa nazionale, in ordine alle sepolture per le religioni diverse da quella cattolica. Uno strumento di cui questa città aveva bisogno e che è assolutamente funzionale alla necessità del futuro della nostra San Salvo. Sul tempio crematorio credo che nonostante le polemiche di taluni abbiamo dato seguito a un impegno elettorale che prevedeva anche la realizzazione di questo strumento di scelta del dopovita, e abbiamo quindi tenuto a mantenere i patti con gli elettori, con la città di San Salvo.
non è impattante da un punto di vista ambientale, non lo dice il sindaco, lo dicono le analisi che sono state condotte finora su questi tempi, che peraltro ora sono diventati tempi di ultima generazione, che producono un impatto in atmosfera praticamente pari a zero. In realtà produce molto più inquinamento la macchina che stamattina io ho utilizzato per venire in comune rispetto a quello che in una giornata il tempio crematorio produce. Questa opera sarà oggetto, come in parte già stata, dell'attenzione della ASL, che alla quale è affidato il compito di dare l'ok definitivo, per cui ci sono enti sovracomunali e di matrice pubblica a cui è affidata la salute dei cittadini, che daranno la loro valutazione e eventualmente la loro approvazione. Lunedì 15 febbraio ricorre la giornata mondiale contro il cancro infantile. Le associazioni FIAGOP fino al 28 febbraio saranno inoltre impegnate nell'iniziativa finalizzata alla raccolta di sangue, plasma e piastrine, alla sensibilizzazione e alla donazione, dal nome Ti voglio una sacca di bene, con l'invito ai propri volontari, ma anche a tutta la cittadinanza sensibile al tema, a recarsi presso i centri trasfusionali dei territori di appartenenza. Il donatore sarà invitato a scattarsi un selfie nel corso della donazione per poi condividerlo sui social utilizzando gli hashtag Una sacca di bene e Io dono. L'AGBE partecipa all'iniziativa in collaborazione con FIDAS per chiedere a volontari e cittadinanza di aderire e donare sangue destinato ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica e malattie ematologiche rare. Le donazioni avverranno presso la sede di Pescara, sita all'interno della struttura ospedaliera del Presidio Santo Spirito, e per prenotarsi basterà chiamare il numero 085 29 82 44 prenotandosi a nome dell'AGBE. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e notte fonda per il Pescara, che perde anche contro il Venezia allo stadio Adriatico Cornacchia, un gol per tempo per gli arancio neroverdi, l'autorete di Sorensen nella prima frazione, il gol di Modolo nella ripresa. Pescara che resta a quota 17 punti in classifica, all'ultimo posto, e adesso la panchina di Breda è davvero molto a rischio. Il Pescara perde anche con il Venezia, che passa per 2-0 all'Adriatico, ormai diventato terra di conquiste. Si fa sempre più complicata la situazione dei biancazzurri in classifica, anche quella del tecnico Breda, con la gara di venerdì prossimo a Frosinone davvero ormai ultima spiaggia. Il tecnico pescarese riconferma la difesa a 3 e rispetto a Empoli ritrova Sorensen, Bellanova e De Sena, ma lascia Seterri in panchina, ospiti schierati con il 4-3-2-1, assente il bomber forte. Nel freddo pomeriggio dello stadio Adriatico dirige il Luzzi di Molfetta. Sono i lagunari a farsi preferire nelle prime battute di gara. Al nono minuto tiro cross di Aramo e respinta di Fiorillo con i pugni in anticipo su Bocalon. Al sedicesimo, sugli sviluppi di un angolo, Sorensen tocca la palla nel tentativo di rinviare e mette la sfera alle spalle di Fiorillo. Clamoroso autogol con il Pescara che va sotto. È solito film casalingo con un pessimo approccio di gara del Delfino, che rischia di subire il raddoppio ospite al ventunesimo, quando Aramu dai 25 metri chiama Fiorillo ad una difficoltosa respinta. Male i biancazzurri, ancora una volta riconoscibili come nella gara con la Regina. Al 29esimo errore di Scognamiglio con un retropassaggio per Fiorillo, che viene graziato da Bocalon, che si avvede dell'errore del difensore del Pescara mettendo il pallone al lato. Biancazzurri non pervenuti e Venezia padrone del campo, con al 33esimo un'altra occasione fallita da Di Mariano e Bocalon dalle parti dell'estremo abruzzese. Dall'altra parte invece il portiere ospite Pomini è spettatore non pagante, perché mai impegnato neanche nell'ordinaria amministrazione. Nella ripresa fra i biancazzurri ci sono Seter, Balzano in zita al posto di Odgard, Sorensen e Masciangelo. Al 15esimo Zanetti, tecnico ospite, risponde mandando sul terreno di gioco Jonsen, Esposito e Fiordilino. Il Pescara alza il baricentro, ma per Pomini i brividi arrivano solo per il freddo. Il Pescara prova a fare qualcosa, ma in campo però non accade nulla, con la squadra ospite che amministra e con i biancazzurri incapaci di costruire vere e proprie azioni da rete.
Si arriva così senza sussulti al 29esimo, quando ancora su angolo arriva il raddoppio veneziano ad opera di Modolo, che salta di testa indisturbato mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Pescara 0, Venezia 2 e notte fonda in casa abruzzese, con il Delfino che rischia di crollare, anche se al 32esimo ha una opportunità con Scognamiglio che di testa trova la prima deviazione di Pomini. Passa un minuto e Tabanelli in area mette di un soffio al lato. E questo il segnale dell'ennesimo pomeriggio deludente in una stagione da film dell'orrore, con il finale di partita che vede al 38esimo la respinta del portiere ospite su tiro di Tabanelli prima del rigore assegnato al 40esimo al Pescara dai Luzzi per fallo di Felicioli su Seter, e con lo stesso attaccante colombiano che dagli 11 metri sbaglia mandando il pallone sopra la traversa. Arriva così la 14esima sconfitta della stagione per il Delfino, sempre più ultimo e ormai in posizione quasi disperata. Rammarico è tanto, perché non riusciamo a dare continuità di prestazioni, soprattutto a livello di atteggiamento, ecco, perché martedì, seppur soffrendo, avevamo dato segni di grande agonismo, e che oggi per tutto il primo tempo almeno sono mancati totalmente. Ecco, penso che così molli si fa fatica, ecco. Ci vuole tutt'altro spirito, tutt'altro atteggiamento, ecco, soprattutto in questo momento, per credere appunto a quello che già è un percorso difficile. Non lo so neanch'io, dobbiamo veramente singolarmente farci un esame di coscienza, ma profondo, per capire che in questi momenti qua ci vuole anche coraggio, ci vuole coraggio di osare qualcosa in più in campo, perché la situazione, parliamoci chiaro, ad oggi è disastrosa, quindi ci vuole un cambio proprio nell'interpretazione anche della gara. Dobbiamo appunto togliere questo freno a mano che spesso teniamo su, perché così si fa veramente fatica all'interno della partita. Sono più preoccupato per questa mancanza di continuità, ecco, nell'atteggiamento. E, ripeto, bisogna cercare di avere un altro spirito, ecco, di tenerci tanto a questa situazione, volere veramente venire fuori anche un passo alla volta, però allo stesso tempo credo che ci voglia anche un pizzico in più di coraggio, ecco, quando scendiamo in campo, perché non si possono alternare queste fasi delle partite dove magari a volte hai più coraggio e certe cose ti vengono, e a volte dove subisci troppo passivamente l'avversario. Scendiamo in Serie C, perché domani invece sarà la volta del Teramo in campo al Pinto contro la Casertana. Biancorossi senza i lungo Degenti, Lasic e Minelli, out anche Soprano e Mungo, ma rientrano Vitturini e Birligea. Prima convocazione anche per il nuovo arrivato Nigel Kieremateng. Ascoltiamo la conferenza stampa del tecnico biancorosso Massimo Paci. Non so le novità, perché stiamo andando avanti col 4-3-3, anche se poi in settimana abbiamo riprovato il 4-2-3-1. Per quanto riguarda i giocatori che hai citato, sono rientrati, quindi per noi è un fattore positivo, sia Vitturini che Birligea, e in questo momento è fuori Mungo, è fuori Soprano perché ha preso una botta al tallone, quindi non sarà della partita. Lasic e Minelli sono ancora fuori, e quindi la squadra, siamo a posto? Ci siamo? Io credo che siamo molto competitivi e siamo preparati bene, siamo pronti, insomma, per andare a Caserta. Allora, intanto è una squadra che sta vivendo un buon momento, perché a parte la sconfitta dei Terni, nell'ultima partita ha sempre fatto bene. È una squadra di possesso palla, molto, secondo me, forte nella fase offensiva, è un po' meno forte nella fase difensiva. Hanno subito tanti gol, e quindi è un po' quello il loro punto debole, perché attaccano in tanti e quindi lasceranno spazio, credo, alle ripartenze. Non credo che cambieranno gioco con noi, e quindi è una squadra forte, in forma in questo momento, in cui la fase offensiva è la fase predominante. Questa è la Casertana. Poi all'interno
della partita Casertana-Teramo, c'è la competizione, c'è tutta una serie di discorsi che vanno oltre l'aspetto tattico, che sono secondo me quelli che sono alla fine determinanti, che sono gli aspetti mentali. Sì, abbiamo recuperato, la squadra sta bene, abbiamo fatto una settimana giusta perché venivamo da tre partite, perché la settimana prossima abbiamo tre partite, quindi i carichi di lavoro sono stati carichi alla luce di queste dinamiche che ci saranno, però abbiamo visto la squadra totalmente recuperata e bene fisicamente, quindi per domani siamo molto fiduciosi. Col 4-3-3 secondo me siamo molto più efficaci a livello difensivo, un po' meno efficaci a livello offensivo. Con il 4-2-3-1 secondo me avevamo un po' più soluzioni e quindi sarà un modulo che secondo me potremmo tornare a vedere. Non so se in questa partita o nella prossima, non lo so. Vediamo, perché comunque col 4-3-3 lasciare sempre solo l'attaccante distante dalla porta lascia un po' di difficoltà alla nostra fase offensiva. Sono difficoltà tattiche che poi ogni modulo ha i suoi pro e i suoi contro, quindi la scelta è per questo, si cercano equilibri affinché la fase difensiva e la fase offensiva abbiano un buon equilibrio, insomma questa è la scelta. Scendiamo in Serie D perché causa maltempo ci saranno delle gare rinviate domani, condizionata dunque l'ultima giornata del girone è andata da 4 rinvii che riguarderanno due formazioni abruzzesi. Il Pineto, che avrebbe chiuso il girone d'andata sul campo della capolista Campobasso, ha visto slittare il proprio impegno, visto che il nuovo Romagnoli, che vedete in queste foto, nella notte è stato ricoperto da un manto nevoso consistente. Stessa sorte per Notaresco e Porto Sant'Elpidio, perché qui siamo al Savini, come vedete, non giocheranno le due squadre perché la nevicata ha colpito il territorio di Notaresco e ha imbiancato lo stadio Savini. Il match potrebbe essere recuperato già nel corso della prossima settimana, quello tra Notaresco e Atletico Porto Sant'Elpidio, tra martedì e mercoledì. A causa delle abbondanti precipitazioni nevose tuttora in corso, la gara di domani tra Montegiorgio e Olimpia Agnonese invece si disputerà al campo comunale di Monte San Giusto, al Villa San Filippo, piuttosto che a Montegiorgio. A Castelnuovo invece si lavora alacremente per liberare il manto dalla neve per mettere la sfida di domani pomeriggio tra i neroverdi di Guido Di Fabio e il Giulianova. Inservienti, come vedete, all'opera dopo la nevicata della scorsa notte, ma a meno di un peggioramento la gara per ora non sembra essere a rischio. Domani giornata cruciale perché nella notte è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nel centro Italia. Vedremo se si disputerà questa partita. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.